che il carattere dei popoli non è un concetto scientifico, purtroppo, anche se sarebbe bello se lo fosse, perché, come dire, che il carattere dei popoli esiste, lo sappiamo tutti, è un luogo comune, è come un piccolo fondo di verità c'è, i tedeschi sono gente che prende tutto molto sul serio, e i francesi sono presuntuosi. Dopodiché gli italiani lasciamo perdere, sappiamo tutti cosa sono gli italiani, però non c'è un modo scientifico di descrivere questa cosa, e anzi c'è il rischio che quando si ha l'impressione che sta facendo delle chiacchiere da bar e quindi non viene preso sul serio dai sociologi o dagli antropologi. Notate che probabilmente gli antropologi che studiavano le tribù indiane, sì, gli Cheyenne, quindi io non so che fondamento hanno, però se uno va a vedere è abbastanza vero che in Italia la tradizione rivoluzionaria è meno forte e che ci sono meno esempi di rivoluzioni riuscite in Italia nell'arco dei secoli di quanto non ci sia in altri paesi europei. Perché? Beh, ci sono dei paesi europei che per secoli sono stati considerati, come dire, l'emblema della rivoluzione, la Francia. La Francia tra la fine del Settecento e la metà dell'Ottocento è un paese che faceva paura a tutti, perché la sensazione era che fosse un paese dove a ogni generazione facevano una rivoluzione, abbattevano un sistema di potere, mettevano su un altro. Poi è finita, la Francia dopo alcuna serie di rivoluzioni, 1789, 1830, 1848, poi si sono imborghesiti. Le rivoluzioni fatte dai francesi sono rivoluzioni che sono servite prima per abbattere la monarchia, poi le monarchie l'hanno rimessa su, l'hanno battuta di nuovo, ne hanno rimessa su un'altra, ma molto più moderata, molto più borghese. La monarchia di Luigi Filippo, messa su dalla rivoluzione del 1830, e il cui slogan era arricchitevi. Quindi in sostanza una monarchia che andava benissimo alla borghesia degli imprenditori, dei banchieri, dei possidenti. Poi l'hanno buttata giù anche quella, 1848. Ma nel 1848 è uscito anche un libro, e se ne sono accorti tutti che è uscito, l'hanno letto tutti quel libro, non è uscito clandestinamente, quel piccolissimo libro scritto da Marx e Engels intitolato Il manifesto del Partito Comunista. E in quel preciso momento la maggioranza dei francesi ha deciso che le rivoluzioni per buttare giù il re, benissimo, le rivoluzioni per essere liberi di arricchirci e di sfruttare i nostri operai e i nostri contadini come vogliamo noi, benissimo, se però c'è il rischio del comunismo magari è meglio lasciar perdere. Quello l'hanno visto, si è visto benissimo nel giro di pochi anni. I francesi, avendo nel 48 buttato giù la monarchia e fatto la repubblica, l'anno dopo eleggono presidente della repubblica il principe Napoleone, nipote dell'imperatore Napoleone. Hanno il principe presidente per un paio d'anni, poi il principe presidente fa il colpo di stato, si proclama imperatore e la Francia non reagisce. Cavour, che osserva quelle cose da Torino, commenta: la paura del socialismo vince nei francesi l'amore per la libertà. Gran lezione. E cioè in Francia c'è una maggioranza di proprietari o di gente che spera di diventare proprietaria, che non sono più rivoluzionari, e in Francia non hanno più fatto le rivoluzioni. Però ne hanno fatta una fondamentale, tagliando la testa a un re. Perché? Perché c'è stato un momento in cui in Francia si è messo in discussione perché c'è la monarchia, a cosa serve, chi è che l'ha messo lì il re. In Inghilterra questo discorso l'avevano fatto addirittura un secolo e mezzo prima. In Inghilterra già nel 600, oggi l'Inghilterra non la considereremmo un paese particolare. Anche se la Brexit a suo modo è una specie di, come dire, aborto di voglia di rivoluzione, ma però gli inglesi non sono un popolo granché rivoluzionario oggi, però loro le rivoluzioni le hanno fatte già nel 600 e sono i primi che hanno fatto la rivoluzione tagliando la testa a un re. Però sia l'Inghilterra sia la Francia
sono paesi dove c'era un re che governava l'intera nazione e a cui tu sei lì perché ti ha messo lì il popolo, non adesso, si capisce, non te personalmente, ma se c'è la monarchia è perché un'intera nazione tanto tempo fa ha deciso di affidare questo mandato e il potere di governo è il popolo che te l'ha dato e se tu non accetti più di consultare il popolo, di consultare il Parlamento, noi ti possiamo mettere sotto accusa per alto tradimento. I re d'Inghilterra, i re di Francia, che a distanza di 150 anni lasciano la testa sul patibolo, è perché entrambi si sono trovati di fronte a un certo punto a un Parlamento in Inghilterra, a un'assemblea nazionale in Francia, che gli ha detto noi siamo il popolo e tu eri lì per fare gli interessi del popolo, non li hai fatti, hai tradito il tuo mandato. Ma in Italia non c'è mai stata una roba del genere. L'Italia non è mai stata una nazione unita sotto un unico sovrano. L'Italia è stata sempre un paese frammentato dove se tu vivevi a Venezia e non eri uno di quei 2 o 3 mila patrizi che governavano la città, eri un popolano che obbediva e non è che ti raccontavano una favoletta che c'è il re, l'ha messo di Dio e poi invece allora tu dici ma forse non l'ha messo di Dio, forse deve fare i miei. No, ci sono i patrizi, ci sono i ricchi che comandano, fine. In altri posti non c'era il re, c'era il duca, in altri posti c'era un re, ma era uno straniero, era un angioino, e poi era un aragonese, e poi era uno spagnolo, e non c'era neanche il re, c'era un viceré. Allora uno potrebbe pensare che fosse più facile fargli la rivoluzione, se il potere è lì, brutale, è il potere dei ricchi e basta, e invece in realtà non è più facile. La rivoluzione, le grandi rivoluzioni in Europa ci sono state quando per secoli un paese intero ha creduto alla bella favola che il re è stato messo lì per fare i nostri interessi e poi quando di colpo ti rendi conto che non è vero, allora ti arrabbi molto e al re tagli la testa. Invece quando non è così trovi altre legittimazioni, questi comandano perché ne sanno più di noi, questi comandano ma in fondo non viviamo mica troppo male, no, ecco, e allora questo è un tentativo di spiegazione buttata lì, la spiegazione dei fatti è sempre la roba più difficile, ma invece si possono constatare i fatti. In Italia grandi rivoluzioni che abbiano coinvolto l'intero paese non ci sono mai state e non ci potevano essere perché il paese non era un paese unito con un unico re a cui chiedere conto di quello che faceva. Dopodiché ci sono state insurrezioni, ma locali, che tendevano a cambiare le cose localmente. In Italia abbiamo avuto una rivoluzione degli operai, dell'industria, in un'epoca in cui il concetto stesso di operaio dell'industria altrove in Europa non era nemmeno concepibile, è la rivolta dei ciompi a Firenze. Ma la rivolta dei ciompi di Firenze è fatta per cambiare il regime nella città di Firenze. Già a Siena. Allora, cose del genere possono avvenire in certi momenti, ma è sicuro che il paese non ha mai avuto quella struttura organica di un'intera nazione che si riconosce in un singolo sistema di governo e che può a un certo punto decidere di cambiarlo. Poi, per carità, ci sono anche altre cose che possiamo dire, nessuna di queste è la spiegazione sicura, ma possono essere dei fattori che mettiamo in campo. Noi siamo un paese cattolico, è un paese cattolico, è un paese a cui per secoli hanno insegnato che non c'è niente di veramente gravissimo, a tutto si può porre rimedio, ti confessi e vieni assolto, ovviamente devi chiedere scusa, e dopo tutto poi però, e poi una volta che hai chiesto scusa, noi ti lasciamo vivere abbastanza tranquillo, certo non andare più in giro a dire quelle cose che ti hanno beccato una volta a dire, ecco. Un paese cattolico alla fine del Medioevo e per tutta l'età moderna era un paese dove se parlavi troppo prima o poi venivano a bussare e ti dicevano caro domani mattina l'inquisitore vorrebbe vederti e l'inquisitore non è che ti bruciava sul rogo, figurati, quello succedeva veramente a quelli o sfortunatissimi o testardi, l'inquisitore normalmente chiacchierava con te
e poi chiacchierava con i tuoi vicini di casa e con i tuoi parenti e con tuo parroco, e però imparavi un sacco di cose in quelle chiacchierate con l'inquisitore. Tornavi a casa, ecco, ai nostri antenati per generazioni e generazioni hanno insegnato: non conviene parlare troppo, non conviene dire cose che danno fastidio a chi comanda, e come dire, non conviene pensare troppo con la propria testa. È molto meglio accettare quello che ti insegnano, ecco, non che i paesi protestanti in confronto fossero chissà quale scuola, però un po' di differenza. I paesi protestanti erano paesi dove comunque un credente, ed erano tutti credenti in passato in Europa, un credente aveva il diritto di leggersi la Bibbia tradotta nella sua lingua e di dire: ma io qui capisco questo, chissà il pastore come me lo spiega, ecco. In un paese cattolico, nel Medioevo ancora sì, ma poi nell'età moderna, in un paese cattolico, il credente non aveva il diritto di leggersi la Bibbia tradotta. Le traduzioni della Bibbia si fanno nel Medioevo, ma poi dopo la Chiesa decide che è troppo pericoloso e diventa vietato tradurre la Bibbia in italiano. La Bibbia te la legge in latino il parroco e te la spiega lui. E allora è possibile effettivamente che, se esiste una cosa come il carattere degli italiani, questo carattere sia stato plasmato in parte sulla base del mi faccio i fatti miei, non voglio saper troppo, non c'ero, non ho visto, tiro a campare, ecco, sostanzialmente. Come vedete, quando si fanno questi discorsi si scade nel peggior luogo comune. Però un qualche fondamento di questo discorso ci può essere, ecco. Un tema è il disinteresse per la politica, che non è soltanto dei giovani. Il disinteresse per la politica è una cosa evidente nell'Occidente di oggi e coinvolge un po' tutti. E io credo che questo disinteresse per la politica nasca dal fatto che non crediamo più tanto che i sistemi in cui viviamo siano sistemi veramente democratici. Quindi il problema non sono i giovani in questo caso, poi parliamo dei giovani nel passato, le rivoluzioni, ecco, ma intanto proviamo a mettere a fuoco questo. Cioè, noi viviamo in un sistema che viene chiamato democratico, come dire, di default, perché non è una dittatura. Certo, chi sarebbe mai il dittatore? Non c'è. Le dittature le conosciamo tutti, le abbiamo studiate: Mussolini, Hitler, Stalin, quindi non siamo in una dittatura. Non c'è stato un colpo di stato militare, non ci sono i carri armati per strada, d'accordo? Ecco. In linea di massima, non ti vengono neanche a bussare la mattina alla porta alla polizia segreta per arrestarti, a meno che tu non sia un pericolosissimo militante notav, in quel caso può succedere, ma la grossa della brava gente non ha questa paura. E noi tendiamo a dire: vabbè, quindi questa è la democrazia. Cos'è la democrazia? Io posso dire quello che voglio, non mi succede niente. Posso andare per la strada dove voglio, nessuno mi chiede dove vado. Vogliamo radunarci? Ci raduniamo. Vogliamo fondare un partito? Lo fondiamo. Vogliamo fondare un giornale? Lo fondiamo, scriviamo sul giornale quel che vogliamo, nessuno ci fa niente. Questa è la democrazia. Credo che sia quello che pensiamo tutti quando ci diciamo che noi dopo tutto viviamo in democrazia e non sotto una dittatura. Salvo che la democrazia in origine vorrebbe dire che è il popolo che comanda. In origine democrazia non vuol dire puoi dire quello che ti pare, puoi andare dove vuoi, non è mica quello. In origine democrazia voleva dire la gente comanda e senti, tu senti che in qualche modo partecipi al prendere delle decisioni. Ora, è chiaro che questo era molto facile da fare nell'Atene del V secolo a.C., quando la città aveva i suoi 100.000 abitanti, ma molti erano schiavi, molti erano immigrati. Metà erano donne, quindi non c'entravano, e di conseguenza i maschietti, capifamiglia, adulti che pagavano le tasse potevano essere 10.000, 20.000, mi voglio rovinare, 20.000, ecco, ma neanche, e sulla collina dell'assemblea ce ne stavano comunque 5.000, e vuol dire che quando decidiamo, chiunque vuole essere lì in assemblea ci può andare, e a quel punto lo sai, perché stiamo facendo questa guerra contro Sparta? Perché? Perché quel mattino ha parlato uno a favore della guerra, ha parlato bene a quello lì, poi ha parlato uno contro la guerra, quello lì non parlava tanto bene, e poi dopo abbiamo votato e abbiamo tutti detto sì, facciamola, e questa era la democrazia in origine. Ora è chiaro che oggi non si potrebbe più fare, però 50 anni fa o 100 anni fa
democrazia voleva dire io faccio parte, sono iscritto a un partito e ho un contatto con dei dirigenti sul territorio, facciamo continuamente riunioni dove discutiamo e parliamo e quello che io dico, certo il segretario di sezione, vabbè, però intanto io ho contribuito a eleggerlo per segretario di sezione e lui parla con i capi e il partito fa delle cose e io sento che faccio parte di questo partito. Ben inteso, questa non è solo una cosa di sinistra, quando dico il partito non intendo dire solo il Partito Comunista, anche la Democrazia Cristiana funzionava così. E io faccio parte di organizzazioni, se sono un contadino faccio parte della Coldiretti. E la Coldiretti è un'organizzazione asservita al governo, alla Democrazia Cristiana, corrotta, sì, certo, però è anche un'organizzazione che i nostri interessi li rappresenta. E attraverso la Coldiretti noi coltivatori è da un po' che abbiamo avuto la pensione e abbiamo avuto i contributi e certo in cambio bisogna votare i politici che dicono loro, però facciamo parte di un'organizzazione che tiene conto di quello che noi chiediamo e in qualche misura ce lo dà. Ora, questo tipo di strutture non esistono più nelle democrazie attuali, in realtà, almeno a me sembra. Ci sono dei simulacri, dei fantasmi di queste organizzazioni, anche i sindacati sono diventati un fantasma di quello che erano in origine, sto un po' semplificando come capite, però effettivamente la differenza rispetto a quel che voleva dire 50 anni fa o 100 anni fa essere iscritti a un sindacato o essere iscritti a un partito e quello che vuol dire adesso, la differenza c'è. E quindi io credo che in realtà non si ha voglia di fare politica perché non capisci bene a cosa serve. Una volta lo capivi benissimo. Io non sono solo un individuo, faccio parte di un gruppo, faccio parte di una classe sociale, faccio parte di un gruppo che ha degli interessi e c'è un'organizzazione che rappresenta noi e che cerca di ottenere quello che noi vogliamo e standoci dentro io sento che un pochino contribuisco a ottenere quello che noi vogliamo, no? Ecco, io, a me non sembra che oggi ci sia un qualunque tipo di organizzazione per cui se tu ci stai dentro... Organizzazione intendo dire legale e pubblica, perché poi a livello illegale ce ne sono come di organizzazioni che ti fanno ottenere quello che vuoi, ma a livello legale e pubblico, organizzazioni dove tu dici accidenti, prendo questa tessera e a questo punto la mia voce un pochino conta, un pochino la ascoltano e quello che a me serve un pochino si daranno da fare per farmelo avere, a me non sembra onestamente che oggi sia così, ecco. E quindi la voglia di far politica, non so mica solo i giovani, che non ce l'ho nemmeno io, che ho 60 anni, L'altro discorso è i giovani nella storia. E allora, qui bisogna dire questo. Le popolazioni è una questione proprio di demografia. È una cosa che può sfuggire, uno non ci pensa, e invece è assolutamente fondamentale. Fino alla rivoluzione industriale, tutte le società erano fatte come sono fatte oggi le società del terzo mondo. E cioè, pochi vecchi, certo numero di adulti, un sacco di giovani. E quindi queste società erano estremamente mobili e estremamente pronte appunto ai cambiamenti, alle rivoluzioni, alle migrazioni, perché di fatto una grossa percentuale della gente erano giovani, con tutte le energie e le capacità di mettersi in gioco che hanno i giovani. Dopodiché le società del passato non è che avessero un'idea chiara dei giovani come gente che ha un potenziale rivoluzionario, si tendeva più a dire... è una tappa della vita. Si sa che quando sei giovane hai certe voglie, certi bisogni, fai certe cose, poi quando smetti di essere giovane metti la testa partito, era considerato come un percorso che tutti attraversavano e quindi era normale che tu sei un uomo d'ordine, un notaio, un piccolo proprietario, un uomo tranquillo e posato. Quando eri giovane ne hai fatte anche tu, uno se lo ricordava con piacere, certo, quando ero giovane andavo a donne, bevevo con gli amici, facevamo baldoria di notte, tutto normale, tanto poi ti sistemi, finisce. E poi c'è stato invece un unico momento, secondo me, nella storia d'Europa, che sono stati gli anni 60, in cui i giovani...
erano ancora un gruppo molto numeroso, non più così numeroso come ai vecchi tempi, perché ormai la vita media si era allungata, quindi negli anni 60 comunque i giovani erano una percentuale più ridotta della popolazione rispetto, però molto più numerosi di adesso, chiaramente. C'era stato il baby boom dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, cioè dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, esattamente come nel Medioevo, che so, dopo la peste del 1348, appena finita l'emergenza, tutti quanti, chi è rimasto vedovo si risposa, Renzo e Lucia si sposano, per dire, e cominciano a fare bambini. E quella generazione, quando quella generazione lì arriva ad avere 20 anni, e quindi a metà degli anni 60, di colpo si rendono conto che c'è una gran quantità di giovani che però per la prima volta nella storia si percepiscono come una collettività. Non è più io adesso sono giovane e me la godo, poi però dovrò mettere la testa a partito, dovrò prendere la laurea, aprire uno studio con lo zio e diventerò grasso e conservatore come mio padre, ecco, che era la cosa normale per secoli e secoli. Di colpo negli anni 60 i giovani, in un mondo che sta esplodendo, in un mondo dove c'è una contrapposizione ideologica violentissima, in un mondo dove il comunismo è ancora una prospettiva aperta davvero, quindi l'idea che si possa fare un mondo tutto diverso sembra davvero possibile, in un mondo che sta cambiando in tutti i modi possibili e immaginabili, cambia la Chiesa, c'è il Concilio Vaticano II, di colpo anche essere cattolici non vuol più dire essere conservatori o obbedienti come prima, e allora c'è la decolonizzazione. Di colpo l'Africa, l'Asia si riempiono di paesi indipendenti che devono inventarsi tutto. E allora anche i giovani in Francia, in Italia, in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Cecoslovacchia, nel blocco comunista, i giovani di colpo hanno l'idea, ma dopo tutto noi questo mondo lo potremmo cambiare. E c'è un momento in cui i giovani sono sotto i riflettori. Il loro voto viene corteggiato, le loro opinioni vengono ascoltate, come consumatori vengono subito individuati come gruppo e si cominciano a stare attenti anche a produrre, quindi ai giovani servono i jeans per esempio, e quindi, ecco, quindi è un fenomeno ambiguo come vedete, i giovani si sentono protagonisti e vengono anche indotti a sentirsi protagonisti e vengono anche sfruttati, però di fatto per un po' di tempo serpeggia fra i giovani l'idea che noi questo schifo di mondo lo cambieremo. Poi dopo è andata a finire che quella cosa si è esaurita. Alcune cose sono cambiate in modo abbastanza definitivo, le pratiche sessuali, la libertà sessuale per esempio, su cui rispetto agli anni 60 c'è stato un po' di ritorno indietro, I vostri coetanei degli anni 60-70 erano più liberi di quel che siete voi, dal punto di vista di quello che si fa normalmente, però nell'insieme non è stato un ritorno proprio ai vecchi tempi. Alcune cose sono rimaste, ma molto meno di quello che si era sperato. E poi quei giovani sono invecchiati naturalmente. E si è scoperto che mentre in quella generazione i giovani erano tantissimi e quindi valeva la pena per i politici di ascoltarli, per l'economia di andare dietro alle loro richieste, per i giornali di dargli spazio, ecco. E poi i giovani di quella generazione sono cresciuti e anche loro naturalmente hanno dovuto trovarsi un lavoro e mettersi in famiglia e sistemarsi. E quelli che sembravano i capetti della rivoluzione hanno trovato poi incarichi lucrosi, dirigenziali a tutti i livelli, nell'impresa, a Mediaset, e si sono sistemati, o in politica. E poi certo hanno continuato a esserci altri giovani, ma sempre meno numericamente, perché appunto il paese invecchiava. E io direi che quello che è successo è che mentre se tu eri giovane negli anni 60, avevi la sensazione che bastava dire io sono un giovane e tutti venivano a chiederti cosa volete, cosa pensate, cosa farete, come cambierete il mondo. È ancora così essere giovani oggi? Io temo di no, lo so io personalmente, ma temo di no. Temo che se dici sei un giovane, più che altro è giù che scocciatura, un altro di questi giovani che vengono a chiedere qualcosa, ecco, no, ecco. Fondamentalmente noi siamo degli animali, siamo dei cugini delle scimmie, d'accordo? E abbiamo una serie di istinti animali,
che sono quelli, sono presenti dentro tutti noi, e questi istinti animali sono rimasti dell'umanità sempre, sono la cosa che ci accomuna a un antico greco, a un longobardo, a un unno di Attila, oppure a un uomo del Medioevo, dell'età moderna. In questa, da questo punto di vista l'animale uomo è quello, ok? E poi noi siamo gente che si mette a vivere insieme in tribù e che cerca di organizzare la convivenza di queste tribù nel modo migliore. Da sempre le società umane, anche quelle proprio più primitive, si sono date delle regole. E questa è la cultura, diciamo così, vuol dire la civiltà, chiamiamola come vogliamo. Tutto ciò che fra gli animali non esiste, d'accordo? Gli animali hanno degli istinti e anche quando vivono in branco, il branco, come dire, accetta al suo interno gli istinti. E quindi l'istinto del giovane lupo rampante è una volta o l'altra azzanno alla gola il capo e divento capo io, e il branco questo lo accetta. Finché il capo è abbastanza forte, il giovane rampante sta zitto. Quando si accorge che il capo si è indebolito, ci sarà uno dei giovani rampanti che prevarrà e diventerà capo. E questo va bene così. Le società umane si sono sempre costruite tutto un insieme di comportamenti, di rituali, di regole, di credenze, di valori, che non hanno niente a che fare con le origini, diciamo, con gli istinti di base, e che servono anche a modificare quegli istinti. Quindi la cultura è in parte qualcosa che serve a far sì che io non mi comporti come farei se dovessi dare sfogo soltanto ai miei istinti. Io litigo con qualcuno che mi sta profondamente antipatico, il mio istinto profondo è di spaccargli la testa con una bottiglia. Ma nella stragrande maggioranza dei casi non lo faccio. Chi lo fa finisce in galera. Ma in realtà quasi nessuno lo fa, non solo per la paura della galera, che è uno dei meccanismi, ma anche perché ti hanno convinto che non è utile farlo, che non bisogna farlo, d'accordo? Quindi in ogni società la violenza è ridotta rispetto a quello che ci sarebbe senza i valori, senza la cultura, e la violenza che può esistere è ritualizzata, nel senso che si permettono degli sfoghi alla violenza. Io credo che nella nostra società di oggi l'esempio più clamoroso sia il tifo calcistico. Il tifo calcistico è una forma di sfogo di istinti violenti, di odio, di rabbia, che le autorità accettano, regolamentano, organizzano, per cui per i tifosi ci sono i treni, ci sono, no, ecco, è tutto organizzato, sono scortati, accompagnati, è una forma di sfogo di istinti violenti. Tutte le società sono sempre state d'accordo sul fatto che la violenza all'interno della nostra società è bene limitarla. Poi con quelli al di fuori bisogna vedere, gruppi che noi in genere ammiriamo perché sono romantici, ci piacciono, come gli indiani d'America. Gli indiani d'America, tendenzialmente ogni tribù aveva almeno un'altra tribù che odiava, e se io sono appunto un Cheyenne, nella mia società verrò enormemente ammirato se una notte me ne andrò da solo dal campo e starò via qualche giorno e poi torno con due cavalli che ho rubato ai Crow e con gli scalpi di un paio di Crow che io ho beccato di notte mentre non se l'aspettavo, gli ho tagliato la gola, gli ho fatto lo scalpo e torno a casa. Nella mia società sarò applaudito, ammirato e apprezzato per aver fatto questo. Se faccio questo a uno dei nostri, invece, allora no, non va bene. Ci sono società le quali sanno che la violenza è un istinto molto forte e quindi la regolamentano, ma entro certi limiti. Nel Medioevo, per esempio, tutti sanno che se mi ammazzano mio fratello, pretendere che io non mi vendichi è assurdo.
noi oggi lo diamo per scontato, abbiamo fatto molti passi più avanti. Invece nel Medioevo, anche nel Medioevo più complesso e più sofisticato, anche all'epoca di Dante, che è abitata da gente molto più intelligente, più colta e sofisticata di quanto siamo tutti noi qui dentro, in parte, poi è pieno anche di analfabeti, ma insomma, però in quella società lì hanno rinunciato all'idea che la vendetta non si può permettere. La vendetta è assolutamente una spinta troppo forte, e quindi se mi ammazzano mio fratello, io ho tutto il diritto di ammazzare quello che l'ha ucciso, oppure suo fratello, o anche suo cugino, purché sia della famiglia, ecco. Al massimo quello che si può fare è mettere in piedi dei meccanismi per cui si dice: guarda, invece, rinuncia alla vendetta, accetta un risarcimento, quell'altro ti chiede scusa pubblicamente e paga un compenso, l'onore è salvo, è meglio così, ecco. Quindi in ogni epoca ci sono meccanismi diversi, ci sono epoche in cui il discorso è la violenza può essere anche sfrenata purché sia il potere sacrale del re che la esercita. Nell'età moderna, nel 500, nel 600, se uno commette un reato di lesa maestà, viene messo a morte nelle forme più spaventose. Sul suo corpo si esercita una violenza terrificante, che però è legittima ed è istruttiva, perché è il potere riconosciuto che esercita questa violenza. Ci sono epoche in cui si dà per scontato che la violenza all'interno della nostra società non è legittima e non ci deve mai essere, e se uno uccide qualcuno fa una cosa orribile, e si crea tutta una mentalità e una cultura per cui chi ha letto dei romanzi gialli sa che nei romanzi gialli c'è questa idea che l'assassino poi ha il rimorso, che se hai ucciso qualcuno la tua vita è cambiata per sempre. Un longobardo non avrebbe mai pensato che se hai ucciso qualcuno la tua vita è cambiata per sempre, figuriamoci. Invece nella nostra civiltà occidentale di oggi c'è un po' questo meccanismo, no? Ecco. Dopodiché però, se invece noi dichiariamo guerra all'Austria-Ungheria e gli mettono in mano un fucile, allora di colpo ammazzare un poveraccio che neanche conosco e non c'entra niente, lo posso fare tranquillamente, non ho da avere la mia coscienza, proprio non deve avere il minimo problema, ecco. Il Novecento è questo. Il Novecento noi abbiamo società estremamente ordinate, organizzate, legalitarie, al cui interno la violenza è molto ridotta, dove però invece si accetta tranquillamente che si fa la guerra, e se si fa la guerra più ne ammazzi meglio è, e non devi avere nessun tipo di scrupolo. Oggi siamo in una fase un po' diversa. Dopo le grandi guerre del Novecento noi abbiamo interiorizzato che anche uccidere in guerra non è una bella cosa, anche uccidere i nemici non è una bella cosa, ecco. In una guerra di oggi, a parte il fatto che non ci sono più quelle belle guerre fra l'impero russo e l'impero austro-ungarico, ma ci sono guerre non dichiarate, guerre che non sono guerre, operazioni di peacekeeping, ecco, però in quelle, nelle guerre di oggi la morte dei nostri è inaccettabile, e di conseguenza un governo può cadere se 20 bersaglieri muoiono in un attentato in Iraq, laddove durante la prima guerra mondiale per 3 anni morivano non 20 ma 200 bersaglieri tutti i giorni e a nessuno importava niente. Quindi noi abbiamo sviluppato una sensibilità estrema verso la morte dei nostri in guerra. E abbiamo un inizio di sensibilità anche verso la morte degli altri. È un inizio. È chiaro che se muoiono 10 soldati italiani in Afghanistan è una tragedia e per 3 giorni si parla solo di quello, mentre se muoiono 100 afghani per un bombardamento sbagliato è una piccola notizia sui giornali. Però la notizia comunque è il comandante che ha ordinato quel bombardamento dove sono morti molti civili afghani. Comunque gli chiedono spiegazioni, non avresti dovuto farlo, ecco. Quindi noi ci illudiamo oggi che sia possibile fare la guerra senza quasi che nessuno ci muoia. Tra l'altro i nostri soldati oggi sono diventati dei cavalieri medievali, con giubbotti antiproiettile, elmetti, materiali speciali, proprio per ridurre al massimo, ecco. Quindi noi effettivamente oggi abbiamo creato delle società dove rispetto alla violenza, all'uccisione fisica, si prendono le distanze, direi, più che in qualunque altra epoca della nostra storia. Naturalmente questo però significa anche un'altra cosa, significa che anche l'idea della rivoluzione col sangue che scorre per le strade per cambiare il mondo
viene coinvolta da questo. In altre epoche non era così. Epoche in cui era più familiare l'idea che uccidere e venire uccisi fa parte dell'esperienza umana, e non erano migliori, non sto dicendo che erano migliori, io mi sento più sicuro a vivere adesso che non nell'Inghilterra del 1381, ma nell'Inghilterra del 1381, che era un paese complesso e civile, quando a un certo punto il grosso del popolo si convince che c'è una profonda ingiustizia nel regno, e questa profonda ingiustizia consiste nel fatto che la classe dirigente ha punitive, la gente non ha, i diritti della gente comune non sono rispettati, ed è colpa dei giudici, degli avvocati, i quali appunto non ci rendono giustizia, di un'infinità di brava gente che tiene famiglia, che ha la moglie, i figli, la bottega, tutta la vita ha lavorato normalmente, la sera va all'osteria a chiacchierare con gli amici, a giocare. La reazione istintiva di un'infinità di brava gente è di dire: è vero, è un'ingiustizia profonda, ammazziamo tutti i giudici e tutti gli avvocati e tutti gli studenti di legge, e lo fanno, cominciano a farlo, e non c'è la minima traccia nelle testimonianze dell'epoca che qualcuno abbia detto: oddio, ma vi rendete conto cosa stiamo facendo? È terribile. No, non è terribile per nulla. Allora, ripeto, che nello sforzo della nostra società attuale di invece rendere la violenza quasi impensabile ci sono anche enormi vantaggi, e tutto sommato nell'insieme forse è meglio così, però è anche chiaro che diventa anche molto più difficile dire: ragazzi, questo mondo fa schifo e c'è della gente che se ne approfitta, e questa gente che comanda e si arricchisce, bisognerebbe fargli la pelle, perché la rivoluzione è quello, fargli la pelle. Non è che puoi fare la rivoluzione dicendo: ci siamo stufati, per piacere andate in pensione. E non sto dicendo che dovremmo farlo, però. Ma la paura, anche lì bisogna distinguere ed essere precisi, nel senso che è un concetto troppo generico, la paura. Noi diciamo la paura quando c'è la gente che ce l'ha con gli extracomunitari, e lo chiamiamo paura. Così come chiamiamo paura il fatto che io non sciopero perché sennò perdo il posto di lavoro e non c'è nessuno che mi garantisce. No, sono cose diverse. E lo sfruttamento di questa cosa da parte del potere, che sia il potere politico o sia il potere economico, si può declinare in modi diversi. L'esempio più classico è proprio quello del aizzare contro un qualche gruppo specifico, per deviare i risentimenti, l'insicurezza, la voglia di cambiamento della gente. Questo risponde, ben inteso, purtroppo anche questo a qualche cosa di profondo. Dobbiamo stare molto attenti quando cerchiamo di promuovere il fatto che una società multiculturale è una cosa non soltanto ormai indispensabile perché c'è, ma che ha anche grandi vantaggi. Dobbiamo però sapere che ha anche delle controindicazioni, perché è profondamente radicato nell'animo umano il fatto di dire: io sto bene con quelli come me e quelli diversi da me non mi piacciono. Questa è una cosa che dobbiamo dire. E di nuovo uno di quei casi in cui c'è un istinto dell'animale umano che la cultura deve cambiare, deve modificare, ma senza far finta che quell'istinto non esista. E quindi in realtà non è sempre solo per strumentalizzazione che la gente a un certo punto se la prende con i diversi. Uno può dire: il nazismo ha individuato gli ebrei come i nemici da distruggere, sapendo che il popolo tedesco avrebbe acclamato e votato qualcuno che prometteva di farla finita con gli ebrei, e quindi il nazismo ha alimentato deliberatamente questa cosa, partendo però dalla realtà di un paese dove gli ebrei non erano mai stati accettati completamente e dove moltissimi in cuor loro continuavano a pensare: io di quelli lì non mi fido, quelli lì non sono dei nostri, e così via. Ma ci sono stati anche casi nella storia in cui il potere non ha avuto nessuna colpa ed è la gente che ha individuato i colpevoli. Quando c'è stata la peste del 1348, in certe zone d'Europa, non dappertutto, non in modo generalizzato, ma in molti luoghi, la gente si è detta: ma perché sta succedendo questo?
Ma cos'è questa malattia? Ma non sarà colpa di qualcuno? Perché naturalmente un'altra spinta molto forte che noi abbiamo è di sapere di chi è la colpa quando succede qualcosa che non ci piace. E in certi luoghi la gente nel 1348 si è detta e deve essere colpa degli ebrei. Perché? Perché gli ebrei vivono in mezzo a noi, ma non sono dei nostri, e chi lo sa cosa fanno davvero fra loro, a noi non piacciono, li dobbiamo tollerare, perché nel Medioevo le autorità dappertutto avevano chiarito che gli ebrei non si toccano, devono poter vivere in mezzo a noi, e solo alla fine del Medioevo e poi nell'età moderna che comincerà veramente l'antisemitismo di Stato, l'espulsione degli ebrei dalla Spagna, dal Regno di Napoli, dall'Inghilterra, ma per molto tempo le autorità avevano detto vabbè, gli ebrei non ci piacciono tanto, ma ci sono, sono i nostri fratelli maggiori in un certo senso, e dunque dobbiamo tollerare che vivano in mezzo a noi. Ma molta gente questo non lo accettava comunque. E quindi, quando c'è la peste, in molti luoghi la gente comincia a dire addosso agli ebrei. Sono loro che l'hanno inventata, sono loro che la diffondono, perché ci odiano a noi cristiani. E in certi posti cominciano ad ammazzarli gli ebrei. Benché le autorità facciano di tutto per impedirlo, e il Papa più volte intervenga pubblicamente dicendo gli ebrei non c'entrano niente, lasciateli stare. Ecco. Quindi è qualcosa che può succedere anche spontaneamente. È tutto un altro discorso il fatto di vivere in una società dove hai paura, nel senso che hai paura di essere punito o danneggiato o represso se parli troppo o se rivendichi i tuoi diritti. Quella paura lì è una paura che si manifesta quando ci sono società, come dire, non egualitarie, dove si applicano meccanismi repressivi. In parte la cosa che dicevo prima, nella nostra società europea, italiana ed europea, nei paesi cattolici, per secoli, il potere si preoccupava di quello che pensava la gente dal punto di vista religioso. E il potere lo faceva in modo totalmente sincero, Lì non si trattava di dire vogliamo evitare che gli operai chiedano l'aumento di stipendio. Lì si trattava di una società cristiana dove la Chiesa riteneva di avere il dovere di guidare il popolo e di insegnare la verità al popolo, e la Chiesa era convinta di possederla questa verità, e che quando qualcuno si metteva in testa di discutere l'insegnamento della Chiesa era un cretino, o peggio ancora un criminale, un mascalzone, perché è chiaro che la verità la conosciamo noi del clero che abbiamo studiato, e che la conosciamo la Bibbia, la sappiamo interpretare, e sappiamo che è complicato il messaggio cristiano, non è che il primo venuto apre il Vangelo, se lo legge lui, e dice ho capito tutto, guai! E di conseguenza la Chiesa si preoccupa seriamente di cosa pensa e dice la gente, perché ha il dovere di portare in paradiso tutti. Tutti vuol dire tutti. Alla fine del Medioevo, nell'età moderna, se un montanaro in uno sperduto villaggio dell'Appennino viene sentito troppo spesso dal parroco dire ma secondo me il purgatorio non esiste, non ci credo, e a quel punto cominciano a coinvolgere una gerarchia che può arrivare fino a Roma. Ci sono palazzi di Roma dove esistono istituzioni che accumulano incartamenti anche sul fatto che nell'ultimo villaggio dell'Irpinia un montanaro analfabeta è stato sentito dire certe cose, perché noi ci preoccupiamo anche di quel montanaro analfabeta e di tutti quelli che lui potrebbe trarre in inganno, volontariamente o no, lo farà apposta, convochiamolo e sentiamo cosa ha da dire. Allora è chiaro che appunto, come dicevo prima, in una società così ti insegnano ad aver paura se parli troppo e se pensi con la tua testa. E se invece vai a messa, non protesti, non obietti, eccetera, vivi tranquillo, non ti fanno niente. E poi ci sono società dove devi aver paura se chiedi l'aumento di stipendio. Ci sono società dove devi aver paura se chiedi la riduzione dell'orario di lavoro. Quando c'è la rivoluzione industriale in Europa, da fine Settecento in poi, la tendenza dei governi e delle classi dirigenti è di dire è una gran bella cosa che ci siano imprenditori industriali che creano fabbriche, questo crea ricchezza per il paese. E l'imprenditore non obbliga mica nessuno a lavorare per lui. Qui c'è la libertà,
E dopodiché, se uno va in fabbrica e l'imprenditore gli dice ti pago 500 euro al mese e devi fare 12 ore di lavoro, mica li obbliga nessuno gli operai ad andare in fabbrica. E una volta che hanno accettato di andarci, però, guai se protestano, perché allora questo significa, come dire, sconvolgere la vita civile, danneggiare il paese, danneggiare l'economia. E quindi c'è assoluta libertà, non siamo mica ai tempi della schiavitù. Siamo a Manchester nel 1840, quindi tutti gli abitanti del Regno Unito sono liberi cittadini, possono fare quello che vogliono. Vuoi fare l'operaio? Fai l'operaio. Ma fare l'operaio vuol dire 10 sterline al mese e 12 ore di lavoro al giorno. Non ti piace? Vai pure a fare qualcos'altro. Ma se sei lì, stai lì. E se uno di voi operai comincia a mobilitare gli altri dicendo dobbiamo protestare, 12 ore sono troppe, ne vogliamo solo 10, allora quella è una persona pericolosa e bisogna arrestarlo e farlo star zitto. E poi, diciamo, la storia d'Europa nell'Ottocento e nel primo Novecento è la storia di come via via gli operai diventano sempre più numerosi e diventa sempre più difficile impedirgli di organizzarsi e impedirgli di scioperare. Non che sia impossibile, ma diventa difficile. Un governo può sempre reprimere, però viene il momento in cui il governo deve dirsi: ma mi conviene politicamente continuare a reprimere o non mi conviene più? È una storia vecchia come il mondo. L'imperatore Costantino, all'inizio del IV secolo, lui e altri imperatori romani nello stesso momento, tutti quanti insieme, di colpo devono aver detto: ma perché esattamente perseguitiamo i cristiani? Lo si è sempre fatto, vero, lo si è sempre fatto. E più di uno tra noi imperatori in passato ha trovato il suo vantaggio in questa cosa, quel coglione di Nerone, quando si è trovato a dover spiegare come mai Roma era bruciata. E i pompieri non avevano un soldo e non sono intervenuti, perché i fondi erano spariti. E la gente diceva che Nerone aveva dato fuoco lui a Roma e suonava la lira mentre Roma bruciava. Non è vero niente, Nerone è disperato, cercava di... Però di fatto i pompieri non c'erano. Di chi è la responsabilità politica? Dell'imperatore. Allora lì sì che è comodo. No ragazzi, sono i cristiani! Sono i cristiani e io li punirò, vi farò vedere, ecco. E invece al tempo di Costantino gli imperatori e i loro ministri cominciano a dire: ma esattamente a cosa serve perseguitarli questi cristiani? Sono secoli che li perseguitiamo e sono sempre di più. C'è un sacco di gente che conta che è cristiana. Ogni persecuzione vuol dire arrestare un sacco di gente, anche gente importante, e il popolo mormone non è più così contento, il popolo, i cristiani fanno beneficenza, fanno assistenza, un sacco di gente piacciono. Ma perché cazzo dobbiamo continuare a perseguitarli, scusate, basta! Mettiamo fine alle persecuzioni dei cristiani. E allo stesso modo in tutta Europa, nel corso dell'Ottocento e del primo Novecento, i governi di paesi che non sono democratici in senso stretto, perché il suffragio universale ci mette un po' per arrivare, però di fatto sono paesi liberali dove c'è l'opinione pubblica, i giornali, il Parlamento, le elezioni, i partiti, e in tutti i paesi i governi si accorgono che l'ultima volta che c'è stato un grande sciopero, noi abbiamo mandato le cavallerie in piazza e i soldati hanno sparato, ci sono stati 7 morti, e non tutti i giornali hanno detto bravo governo, hai fatto bene. Ci sono anche dei giornali che hanno criticato. E allora la prossima volta cosa facciamo? Mandiamo di nuovo le truppe in piazza? Qualcuno dice, mi è venuta un'idea incredibile, concediamo il diritto di scioperare. A quel punto vai alla Confindustria e ti dico, ma siete pazzi? Ma non ve lo scordate, non potete farlo. Però al prossimo sciopero partecipa ancora più gente. E l'opinione pubblica non è più così convinta e alla fine arriva un governo che dice sai che c'è, ho più vantaggio politico se lo concedo questo diritto di sciopero, anche perché già so che prima o poi toccherà concedere anche il suffragio universale e quindi anche gli operai voteranno. E a quel punto in Italia questo succede prima della prima guerra mondiale con Giolitti. Giolitti è un liberale, non certo un rivoluzionario, però come dire, legalizza i sindacati, dà il suffragio universale, fregando i socialisti che non lo volevano, perché i socialisti dicevano sì, questo dà il suffragio universale, tutti i contadini voteranno per i cattolici, e invece Giolitti giustamente per quello dà il suffragio universale. Quindi in realtà la tendenza è stata di dire, mentre
Per molto tempo si è detto: chi lavora deve lavorare e star zitto, e se protesta deve aver paura di finire male. E il Novecento invece è stata l'epoca in cui, almeno nei paesi occidentali, democratici, diciamo così, ormai a suffragio universale, il discorso è stato protestare, associarsi, scioperare, chiedere, è un diritto e nessuno deve avere paura che gli succeda qualcosa. Siamo andati avanti così fino agli anni 70, fino allo Statuto dei lavoratori, fino a dire appunto salario minimo garantito, divieto di licenziare senza giusta causa e così via. E poi, come sappiamo tutti, come dire, il vento ha cominciato a soffiare dall'altra parte. C'era un nesso fra chi nei paesi democratici non voleva fare la rivoluzione, però voleva battersi per i diritti dei lavoratori e ottenere garanzie di tutti i tipi, e chi invece parlava di rivoluzione, di comunismo. C'era un nesso. E parlare di rivoluzione e di comunismo è diventato sempre più difficile man mano che l'Unione Sovietica e la Cina si rivelavano paesi inguardabili dove i diritti in realtà non c'erano, e quindi il comunismo sempre più si è rivelato un'utopia che in realtà non si era realizzata, ed è stato sempre più difficile in Occidente dire: io sono comunista. E quindi cosa vuoi? Vuoi fare l'Unione Sovietica? Ma dai! Gli stessi comunisti alla fine non ci hanno più creduto. Nel 1989 in Italia i comunisti hanno detto: ma sai che c'è? Non chiamiamoci più comunisti, cambiamo nome, basta Partito Comunista, come l'hanno chiamato subito Partito Democratico della Sinistra e così via. E se non c'è più quello, però, allora è come un gioco di domino: cade un pezzo e via via cadono gli altri. Non c'è più una forza comunista organizzata, non c'è più qualcuno che fa paura al potere dicendo: guarda che ci potrebbe anche essere la rivoluzione, guarda che è anche possibile un mondo diverso da quello che avete messo in piedi voi, guarda che ci potrebbe anche essere una società non capitalista. Questo è morto e sepolto. E allora, se è morto e sepolto, fino a questo momento è così di fatto nel discorso pubblico in tutto l'Occidente, ma il discorso che oggi è possibile è soltanto: evitiamo che il sistema capitalistico torni di nuovo un sistema dove devi lavorare 12 ore al giorno e non hai nessun diritto. Mi pare che nessuno pubblicamente dica: è possibile anche immaginare un mondo dove il capitalismo non c'è, dove il libero mercato non governa tutto e così via. E allora, appunto, come in un gioco di domino, se non puoi più fare la rivoluzione, non puoi più far paura al potere con quella cosa lì, e allora il potere non ha più paura. E quindi il potere comincia a fare quello che gli fa comodo. E se gli fa comodo dire: era troppo comodo avere le 8 ore di lavoro garantite, adesso noi ci inventeremo un sacco di lavori dove le 8 ore te le puoi scordare. E chi te lo impedisce? Protesti? Ma anche i sindacati si sono trasformati e anche i lavori sono diversi, non sono più... spende tutti con cui sto parlando, no? Ecco. E quindi in quel caso lì ritorna la paura. Perché non siamo più in un'epoca in cui è ovvio che se tu sei un lavoratore hai un certo numero di diritti che lo Stato deve garantire e hai delle organizzazioni di cui fai parte che ti rappresentano e, come dire, che se qualcuno ti tocca intervengono pesantemente in tua difesa. Non è più così, e quindi se protesti devi di nuovo aver paura di perdere il posto. Ecco, secondo lei c'è ancora bisogno di comunismo? Ovviamente in che forme nuove ce lo dobbiamo immaginare, visto che quelle dell'Unione Sovietica offrono di meno di quello che magari può offrire il capitalismo, e però allo stesso tempo qualcosa offrivano. Ecco, noi dovremmo cercare di rifare qualcosa di nuovo. Secondo lei è possibile? Ma se invitate Marx e lo chiedete a lui, magari può darsi che riesca a rispondere a una domanda del genere. Io non ho la minima idea di che cosa è possibile. Io posso dire questo, che io studio la storia e quindi provo a capire qualcosa del passato, ok? Del presente non capisco niente, come tutti noi che viviamo nel presente e ci guardiamo intorno e la realtà ci scappa da tutte le parti, e quale sarà il futuro non lo sa nessuno. Quello che posso dire è che sono una serie di cose, alcune consolatorie e altre meno. Le cose prima o poi cambiano, sempre. Non c'è mai stata nessuna società che mette in piedi un sistema e quel sistema dura stabilmente indiscusso per secoli e secoli. Le cose cambiano, a volte lentamente, ma cambiano sempre. Quindi è chiaro che prima o poi
il sistema attuale, col pensiero unico dell'impresa come sale della terra, del profitto come unico criterio, del PIL come unica cosa che conta, prima o poi cambierà. Questa è la buona notizia. La cattiva notizia è magari ci vorranno 200 anni, quindi non è che... Io ragiono da storico, per noi i secoli sono come noccioline, uno dopo l'altro, via, nella propria vita individuale, però la verità è questa, uno rimane alla propria vita individuale collocata in un certo momento storico. Bisogna essere capaci di ragionare sul lungo periodo. Quando Marx e Engels scrivono il manifesto del Partito Comunista, le fabbriche in Inghilterra esistono già da 50 anni. E per 50 anni quelli che si trovavano a lavorare nelle fabbriche sono stati lì senza sapere cos'era quel nuovo mondo in cui vivevano. Sono stati lì facendosi le loro 12 ore di lavoro al giorno, subendo. Quando protestavano la cavalleria li caricava, i loro capi finivano in galera, nessuno sapeva descrivere quello che stava succedendo. Poi arrivano Marx, Engels e altri e provano a descrivere quello che sta succedendo. Perché la cosa veramente fondamentale che hanno fatto è stata quella, spiegare come funziona, cos'è questa roba, cos'è il capitalismo, quali sono le regole, quali sono gli interessi. Tante cose le hanno azzeccate, altre no, ma hanno comunque provato a descrivere da sociologi, da economisti, da storici, com'è che si era arrivati a questa cosa, al sistema di fabbrica e al rapporto fra padroni e operai. E in quel momento hanno cominciato a organizzarsi i comunisti con l'idea che quel mondo lì bisognava cambiarlo, ribaltarlo. E Marx e Engels si sono anche avventurati, come dire, a dire succederà, proprio perché il mondo cambia sempre, quello che hanno fatto loro con un po' troppo coraggio, diciamo così, è di dire, e noi vi diciamo in che direzione cambierà il mondo. Noi abbiamo un metodo scientifico per analizzare la realtà e quindi noi possiamo dirvi davvero in che direzione si andrà. E la direzione in cui si andrà è che il mondo è stato dominato a lungo dai nobili, e poi i borghesi hanno fatto fuori i nobili e adesso sono al potere loro, e quindi il meccanismo della storia umana è che la classe al potere si trova di fronte a un'altra classe assoggettata che poi si ribella e prende il potere a sua volta, e l'hanno fatto i borghesi facendo fuori i nobili, e quindi è chiaro che prima o poi saranno i proletari a fare fuori i borghesi. Perché? Perché la vita umana è condizionata in modo profondissimo dal lavoro, dai rapporti di lavoro, e il modo in cui tu lavori definisce chi sei, e se tu sei un operaio non puoi non renderti conto che anche tutti gli altri operai hanno i tuoi stessi problemi, così come prima i borghesi hanno capito che loro avevano tutti gli stessi interessi, avvocati, industriali, professori, medici, hanno tutti capito che gli conveniva abolire l'antico regime, abolire la nobiltà, e allo stesso modo oggi gli operai stanno cominciando a capire che gli conviene muoversi, diceva Marx nel 1848, stanno cominciando a capire che gli conviene muoversi per diventare loro la classe dirigente e prendere il potere. Hanno cominciato a muoversi i comunisti a questo scopo. Dopodiché la prima rivoluzione comunista che è davvero riuscita ad andare al potere è stata nel 1917, cioè erano passati 69 anni da quando Marx e Engels hanno pubblicato il manifesto del Partito Comunista. Generazioni sono vissute lavorandoci, dicendo che il comunismo è possibile, ma senza assolutamente vederlo realizzato. Poi nel 17 una rivoluzione comunista è stata realizzata. Oggi, tanto tempo, 100 anni dopo, possiamo dire, ha cominciato ad andare storta da subito, per mille motivi. Forse il più importante è che il resto del mondo non la voleva e l'hanno combattuta in tutti i modi, ma è anche stata fatta con enormi sbagli, e alla fine il risultato è che oggi ci abbiamo finito per dire non è vero che si può fare la rivoluzione comunista, non è vero che il destino del mondo è quello, quindi come fare a dire c'è ancora bisogno di comunismo oggi? Io direi... c'è assolutamente bisogno di immaginare un mondo diverso da questo dal punto di vista dei rapporti di lavoro, dello strapotere del denaro, dello strapotere dell'impresa. C'è assolutamente bisogno di immaginare un mondo diverso da questo. Non è facile. E non è detto che sarà il comunismo questo mondo diverso da questo. Noi non abbiamo mica ancora un Marx
che provi a ragionare su come è diventato il mondo ormai e su come potrà evolversi in futuro. Però è chiaro che se io guardo cosa è successo in passato, perché il mondo cambi ci vogliono sia un Marx e un Engels che descrivono la realtà e spiegano come funziona, sia un enorme lavoro sotterraneo nei quartieri, nelle città, nei posti di lavoro, che deve essere disposto a durare per anni, per decenni, per generazioni, senza illudersi che avremo successo domani, ecco. Quello è quello che in passato ha cambiato il mondo ed è anche quello che probabilmente lo potrà cambiare di nuovo in futuro.